Sempre a margine del direttivo della CISL Lombarda abbiamo sentito il segretario generale Gigi Petteni. Dobbiamo costruire le risposte ai problemi, cioè certamente se stiamo fermi e non diamo risposte la situazione può che aggravarsi, mentre invece dobbiamo lavorare a costruire risposte. Alcuni segnali stanno arrivando, bisogna continuare in questa direzione. Quali sono i segnali? Parla. Segnali positivi quali sono? Io credo che dopo tanti trimestri che le cose andavano giù, abbiamo visto in queste ore, c'è qualche segnale, sappiamo che è tenue, che ci vorrà ancora tanto tempo e così via, però dopo tanto tempo incominciamo anche a cogliere che qualcosa si può invertire, soprattutto se non staremo fermi. Quali sono le risposte? Cosa deve fare concretamente la Regione? Io credo che dobbiamo continuare a aiutare coloro che si trovano in una fase di difficoltà, per cui il tema del lavoro, chi è senza lavoro, dobbiamo incominciare a fare più scelte sul tema della crescita, cioè aiutare chi investe, creare attrattività del territorio, fare un marketing positivo da questo punto di vista. Cioè io penso che ci siano tante possibilità da fare e bisogna incominciare a prendere anche delle buone prassi di alcune situazioni che incominciano a intravedere in positivo e farle diventare piano piano dei modelli. Contrattazione in sanità, nei trasporti, avete chiesto contrattazione con base regionale, pensate che la Regione accoglierà? Io penso che dovremmo ragionare in modo diverso rispetto a questi temi qua. È giusto che andiamo in questa direzione qui, perché se guardiamo i dati dei trasporti, della sanità e così via, non possono esserci dei parametri in cui la Lombardia ha meno occupati, più popolazione, più servizi e ha gli stessi trattamenti economici dei lavoratori. Questo non va più bene, per cui occorre che ci siano delle risposte nuove in questa direzione qui. Non sono risposte corporative, sono risposte precise rispetto a una situazione reale. In che modo le categorie, come per esempio la CISL, può dare una mano ai sindaci nella loro battaglia che dovranno condurre anche prossimamente? Io credo che sia un'alleanza indispensabile questa. I sindaci sono come noi, vivono al contatto della realtà, sono i nostri interlocutori fondamentali rispetto ai temi dei servizi, ai temi del sociale. Per cui io credo che debba esserci una forte alleanza tra i sindaci e coloro che affrontano i temi economici del lavoro e del sociale. E le loro battaglie di queste settimane devono diventare le battaglie intere di tutte le nostre comunità.